recluso presso la casa di reclusione dell'Aquila. Per che cosa è indagato? 416 bis. 416 bis. Vabbè. Da chi? Dall'autorità giudiziaria di? Messina. Messina, perfetto. Allora, noi abbiamo attribuito la veste di teste assistito. In quanto lei è già stato avvisato che avrebbe assunto la veste di teste se avesse reso dichiarazioni nei confronti di terze persone. E quindi, diciamo, è anche logicamente conseguente. Dato che lei è stato avvisato e ha ritenuto di fare delle dichiarazioni, di rendere... Non avevo il verbale, Presidente, ecco perché... Vabbè, comunque sia, in qualità di teste assistito lei ha obbligo di rispondere alle domande, non ha obbligo però di rispondere a domande che potrebbero, come dire, coinvolgere la sua personale responsabilità, quindi su argomenti che riguardino la sua personale responsabilità, comunque sia, non potrebbero essere utilizzate nei suoi confronti queste dichiarazioni. Fatti questi avvertimenti, lei deve impegnarsi a dire la verità. Ci abbiamo la... Posso? Sì, prego. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è mia conoscenza. Avrei bisogno però, Presidente, di un bicchiere d'acqua. Un bicchiere d'acqua. Possiamo trovarlo, un bicchiere d'acqua? Che lo cerco l'acqua. Non devo mangiare. Perché io sono arrivato qui che ero influenzato, quindi sono influenzato, ho preso pillole. Mi dispiace per lei. No, ma dico, per venire, appunto. Ora glielo procureremo subito. Grazie. Allora, nel frattempo possiamo iniziare con l'esame, è stato richiesto dal Pubblico Ministero, quindi il Pubblico Ministero può iniziare con le sue domande. Prego. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno, professore. Senta, la prima domanda è sostanzialmente di specificazione rispetto a quella che già il Presidente le ha fatto. Vorrei che fosse un po' più preciso sulla sua attuale situazione giudiziaria e detentiva, quindi il titolo di reato contestato con precisione e la sua attuale situazione detentiva, da quanto tempo è detenuto e in virtù di quale provvedimento? Sarò detenuto in virtù di un provvedimento dell'autorità di Messina per 416 bis dal 24 luglio di quest'anno. E mi è stato applicato il 41 bis il 21 settembre. Sì, intervento. Il 21 settembre del 2012. Mi scusi. Senta. Signora, ha dato atto che ha assistito all'avvocato Freni. Sì, vabbè, prego. Nella contestazione che le muove l'autorità giudiziaria di Messina, il 416 bis è relativo alla dedotta appartenenza a quale compagine mafiosa e se le vengono contestate anche delle aggravanti. L'aggravante dell'articolo 1, capo promotore. E l'organizzazione sarebbe quella là di Barcellona, non so come viene denominata. Precedentemente a questa vicenda giudiziaria che la vede indagato in stato di detenzione, lei aveva vissuto pregresse esperienze giudiziarie, è stato sottoposto a processi, è stato mai condannato, è stato mai detenuto e in questo ultimo caso la invito subito per chiarezza nostra e del Tribunale ad indicare i periodi e i luoghi di detenzione. Allora, io ho avuto la fortuna, Presidente, di essere arrestato nell'84, dico la fortuna in modo ironico, e di essere stato prosciolto in istruttoria dopo un anno e mezzo. Sono stato arrestato in Svizzera dall'autorità svizzera, su segnalazione dell'autorità italiana, e allora un mio ex socio sosteneva che è stato in detenzione per altre cose, che io fossi il cassiere della mafia. E le autorità svizzere hanno accertato che così non era, ne hanno prosciolto e poi mi si contestava anche il riciclaggio di soldi di sequestro di persona in Svizzera e quindi sono venuto in estradizione volontaria in Italia davanti all'autorità di Milano. Rinunciai anche al principio
di specialità perché Svizzera non ha riconosciuto il 416 bis. Rinunciai e quindi chiesi al giudice istruttore di essere giudicato anche su quello. Il giudice istruttore, allora il mandato di cattura fu firmato dal dottor Di Maggio e dal dottor Piercamillo Davico. E poi c'era il vecchio rito, come lei sicuramente ricorderà, e quindi poi le carte passarono al giudice istruttore quando io venni in Italia. Il giudice istruttore fece ulteriori indagini e alla fine di quelle indagini mi chiese il proscioglimento istruttorio per tutti i reati, c'era tutta una serie di reati, e con all'epoca c'era la formula con l'insufficienza di prove per il 630 e il 416 bis. Nelle more della mia defezione si pentì il signore Paminonta, noto boss milanese che aveva arrestato il dottor Di Maggio, e questi si ricordò di averebbe conosciuto. Ed esattamente in questa situazione io, l'amministratore per Casinone San Vincent, certo Masi, dottor Masi, mi aveva proposto di gestire l'ufficio fidi del Casinò di San Benzano. Io accettai, però mi disse anche che c'era una problematica con gente di Catania, per cui io mi attivai, conoscevo questo signore, all'epoca conoscevo come Turi Boatta, che era un imprenditore, aveva camion, autoparco, che avevo conosciuto, non ricordo se in Sicilia o a Milano. E mi rivolsi a lui per sapere chi erano questi cavadesi, e lui in primo momento disse: ma non li conosco, e poi mi fece un appuntamento. Questo appuntamento fu un appuntamento terribile, perché io pensavo di incontrare degli imprenditori, qualcuno, in realtà mi trovai in mezzo a gente pesantemente rivalita. Me ne accorsi nel momento in cui arrivai all'incontro. Salutai, disse qual era il problema, dopodiché me ne andai, rinunciai a tutto, non feci mai questo ufficio fisico, visto l'ambiente che c'era di mezzo. Nel frattempo, questo Papinonda si pente e quindi dice che aveva visto a me questo Cuscunà. Cuscunà è un uomo di Santa Paola e lui lo voleva ammazzare, e dice anche che gli aveva venduto della droga. Il Cuscunà nega. Dice: io non ho mai avuto a che fare con questo, ce l'ha con me perché in passato sempre questo signore facesse il protettore di donne, e lui diceva che avevo avuto delle discussioni per questo. Il dottore Di Maggio mi chiede di questo fatto e io confermo, dico sì, è vero, e poi mi invita a essere testimone a questo processo. Scusi. Mi invita ad essere testimone dicendomi, fra l'altro, che c'era del pericolo, perché questo era, mi assicura che se ci fossero stati problemi in seguito lui sarebbe stato a disposizione per eventuali minacce e ritorsione. E io allora testimone davanti al giudice istruttore, il quale sulla mia dichiarazione e su quella delle Papinonda allora invia giudizio, dove poi viene condannato a 9 anni. Senta, la interrompo un attimo. Prego. Probabilmente su questi argomenti ci torneremo. Io intanto volevo un inquadramento perché il Tribunale potesse avere chiare le idee sui suoi trascorsi giudiziari e sui periodi di detenzione. Quindi questo primo periodo detentivo in relazione a questa accusa di riciclaggio e mi pare anche di associazione mafiosa dura da quando a quando? Dal 17 maggio al, non ricordo bene, settembre 85. Però una parte di questa... Dal 17 maggio 84? 84 all'85. Una parte di questo, circa 8 mesi, furono fatti agli arresti domiciliari. Lei ha fatto riferimento anche all'accusa che con quel provvedimento cautelare le si muoveva di riciclaggio di denaro proveniente da un sequestro. Sì, esatto. Il sequestro era il sequestro di Italia Grati? Sì, esatto. Lei viene prosciolto nell'85. Sì.
Su richiesta dello stesso pubblico ministero? Su richiesta dello stesso pubblico ministero. Chi è il pubblico ministero che ne chiede il proscioglimento? Il dottore Di Maggio. Ora non mi ricordo se, dico, ma il mandato di cattura fu fatto allora anche dal dottor. Erano due pubblici ministeri, poi non mi ricordo il proscioglimento se l'ha fatto soltanto uno o tutte e due. Solo perché ne ha già accennato, queste dichiarazioni che lei fa nei confronti di Cuscunà Salvatore, che di Turi Boatta, le rende al dottor Di Maggio? Sì, le rende al dottor Di Maggio. Ma nel periodo in cui lei è detenuto o dopo il proscioglimento? Ah, ero già agli arresti domiciliari, non mi ricordo, ma ero già in una fase, diciamo, di uscita dalla cosa. Ma non era stato ancora prosciolto? Non era stato ancora prosciolto, però già il giudice, erano due giudici istruttori, il dottor Arbasino e la dottoressa Laera, avevano accertato, diciamo, la questione d'età, tant'è che mi avevano dato, nonostante le imputazioni gravissime, mi avevano dato gli arresti domiciliari. Senta, è probabile che ci torneremo. Prego. Successivamente a questo proscioglimento dell'85, lei viene nuovamente attinto da provvedimento cautelare, viene sottoposto a ulteriori processi, a ulteriori indagini, a ulteriori periodi di restrizione in carcere? Come no? Dicevo la fortuna. Nel 92 io sono un imprenditore e ho una società, la Sanovit, di prodotti biologici. Sono stato il primo in Italia, fra altre cose avevo anche un contratto con la Sicil Trading di Palermo, che era l'unica società in Europa che faceva il biologico. E avevo gli uffici in via Mecenate 20, diciamo circa un chilometro dall'autoparco, zona parallela all'aeroporto, viale Forlanini di Linate. E incontro Milano, sì, Milano, e incontro il signor Salesi, che era gestore dell'autoparco dove io tenevo una moto. Il signor Salesi mi dice che c'è questo Cuscunà che era uscito e che ce l'aveva con me perché io l'avevo fatto arrestare. L'autoparco, per far capire, all'epoca nell'84 era socio anche il Cuscunà, poi il Cuscunà era uscito dall'autoparco. Quindi il Salesi era stato il suo socio. E allora io mi attivo subito e chiamo il dottor Di Maggio alla procura di Milano, però chiamo più volte dicendo che urgentemente avevo bisogno di parlare con lui, e chiamo anche il capitano Morini, che all'epoca avevo conosciuto, nella caserma di Moscova, di Carabinieri. Nessuna notizia mi arriva. Nel frattempo il Salesi mi suggerisce di andare a frequentare l'autoparco e di cercare di spiegare la cosa, facendo credere anche che io ero un po', come dire, a metà nell'ambiente, no? Che sapevo, che non c'entravo niente e tutto. E così io frequento l'autoparco. Questo è un antefatto per dire che poi la Procura di Firenze fa un'indagine su questo autoparco di Milano e individua me nel 92 all'autoparco, che parlavo, che cercavo, fra altre cose spiegavo questo fatto di Epaminonda, tutto, perché era andato proprio per questo, tant'è vero che spiegavo questo fatto vecchissimo di 8 anni prima. E sulla base di questo ritiene, dopo il blitz all'autoparco fatto nel 92, perché io vado all'autoparco 3-4 volte tutto, non di più, ritiene di dovermi arrestare nel 93. Quindi vengo arrestato sempre per l'autoparco. Con quali imputazioni e quando di preciso? Quindi vengo arrestato l'8 ottobre 93 con imputazioni, sa, non c'è bisogno di parlare a lei che è pubblico ministero, si mette tutto il codice penale, quindi c'era 416 bis, 74, 73, armi, mancava la violenza verbale, poi per il resto c'era tutto. Vengo ristretto nel carcere di Sollicciano. Per ora mi indichi al tribunale il periodo di detenzione, perché poi torneremo su ogni singolo periodo, ma dico, per questo provvedimento dell'autorità giudiziaria fiorentina, lei viene ristretto dall'8 ottobre 93 fino a quando? Fino al 23 ottobre 97. Custodia cautelare. Custodia cautelare.
subisce un processo per queste imputazioni. Qual è l'esito nei vari gradi di giudizio di questo processo? Assolto, anzi, il processo viene fatto la prima volta, accade questo, che mi dica, in primo grado è stato condannato, sì o no? In primo grado sono stato, no, non sono stato condannato, cioè è stato un primo grado annullato, per questo stavo dicendo. Come? Non sono stato condannato. No, dico l'iter processuale, il primo giudizio di primo grado come viene assolto. Definito? Assolto. Appello assolto, Cassazione annulla perché dice che debbono essere valutati nell'insieme, singolarmente e nell'insieme, le intercettazioni, e manda alla Corte di rinvio, alla Corte d'Appello di Milano. La Corte d'Appello di Milano, la Corte d'Appello di rinvio mi riassolvono il 416 bis. Nel frattempo l'imputazione del 74 dall'udienza preliminare era saltata e mi condanna per il 73 sulla base di una dichiarazione di un pentito che diceva: se Cattafi è quello che dico io, bassino, con gli occhialini e i capelli a riporto, l'ho visto prendere droga. Nonostante questo, mi condanna. La Cassazione annulla senza rinvio, su richiesta della Procura Generale. Dopodiché pensavo di aver finito, e invece. Quindi, dopo l'assoluzione, quando interviene definitiva? Interviene l'assoluzione fra rinvio e tutto il 23 giugno del 2010. Nel frattempo, questo va detto, poiché c'era questo processo in corso, la Procura di Messina ritiene di darmi pure la sorveglianza. Io ero stato il passaggio all'udienza preliminare, ero stato assolto. La Procura fa appello e dopo 2 anni si ritiene che bisogna rifare di nuovo il processo, perché nel frattempo era intervenuta quella sentenza della Corte Costituzionale che dava l'obbligo ai collaboratori di giustizia di confermare in aula le dichiarazioni del 2000. Per cui io rifaccio il processo. Però nelle more subisco la misura di prevenzione, perché siccome il processo è in itinere, anche se è assolto, e quindi subisco la misura di prevenzione di 5 anni. Senta, lei ha mai riportato condanne definitive per altri reati? Sì, proprio. Ai tempi dell'università, 1 anno e 8 mesi con la condizionale per concorso e detenzioni in porto d'armi da guerra. Ho denunciato io il fatto ai carabinieri che c'era questo mitra nella casa dello studente, ma siccome era stato portato sulla mia macchina, ho pagato il concorso. Altre condanne? Altre condanne? Sì, una a 6 mesi e 20 giorni per tentativo di cessione di cocaina, e poi basta per questa volta. Noi dal certificato penale ci risulta una sentenza della Corte d'Appello di Milano irrevocabile il 30 ottobre 2009. Ah sì, sì, per il mio ex avvocato. Per calunnia. Io feci un esposto all'ordine contro l'avvocato, l'ordine lo mandò al giudice, il giudice ritenne che nonostante lui avesse, io lo feci in stato di detenzione all'esposto. Ritenne che c'erano gli estremi della calunnia, però mi diede le attenuanti perché era appunto in stato di detenzione. Chi era questo avvocato? L'avvocato Scaglia. Lei che titolo di studio ha? Sono laureato in legge e abilitato avvocato.
poc'anzi accennava al fatto di aver svolto attività imprenditoriale. Sì. Quale, in che periodo e dove? Ti ho costituito nel 1986-87, non ricordo bene, la società Sanovit, che era una società che si interessava di prodotti biologici. Poi andai in America nell'89 e feci un contratto con una multinazionale americana per importare le vitamine naturali nei barattoli. Senga, guaranà, tutti i tipi di vitamine. E questi prodotti li ho inseriti nell'S Lunga a Milano, grande distribuzione, postal market, e poi nello gruppo SBA in Sicilia, che poi bisognava estendere in tutta Italia, e nell'Autogrill. Erano prodotti di nicchia, però era una buona attività. Senta, nel periodo che poi interesserà di più le nostre domande, intanto diciamo da quando lei venne scarcerato nell'87, mi pare che ha detto, fino al suo arresto dell'ottobre 93, lei abitualmente dove risiedeva e dove lavorava? 85 sono stato scarcerato, 86 assolto in istruttoria a luglio. Allora dall'85-86 fino all'8 ottobre 93. Io dal 78 ho sempre vissuto a Milano, via Pietro Mascagni 21, ed è documentato, tant'è che la Guardia di Finanza, quando mi arrestò nel 93, mise residenza in Sicilia, domiciliato di fatto a Milano, e fece la perquisizione a Milano, infatti, via Pietro Mascagni 21. Quindi sono sempre stato lì, tranne purtroppo questa fortuna che ho avuto di avere questi periodi di detenzione sempre assolto, ma per il resto sono stato sempre lì. Nel periodo 91, 92, 93 fino all'ottobre, con quale frequenza veniva in Sicilia, se veniva in Sicilia? Guardi, io in Sicilia venivo una volta ogni due mesi, ogni mese e mezzo, perché avevo un figlio a Bologna e uno che era rimasto con i miei a Barcellona, e quindi scendevo per andare a trovare. Poi nel 93, d'estate scendevo ovviamente, poi nel 93, avendo fatto il contratto con il gruppo SBA, mi ricordo anzi che fu l'unico anno che non scesi soltanto per Capodanno, poi per il mio compleanno ero a Milano, e quindi cominciai ad avere, diciamo da febbraio, marzo, per avere più frequenza per andare in Sicilia, appunto per organizzare tutta questa distribuzione dei prodotti, il magazzino, poi le ditte che devo distribuire in ogni punto vendita. Diciamo, quello fu il periodo più... E quando veniva in Sicilia, in quel periodo febbraio 93, fino a quando l'arrestano nell'ottobre 93, quando era in Sicilia dove stava, dove abitava? E io abitavo a Taormina, avevo una villa in affitto a Taormina, quindi abitavo a Taormina, però diciamo più che altro a Taormina ci andavo il venerdì sera, poi il sabato andavo a pranzare da mia madre. Dove? A Barcellona, e poi tornavo la domenica, e poi durante la settimana ero in giro Trapani, Catania. Avevo il dottore Bugarella che mi faceva il marketing, che aveva l'ufficio a Trapani. Lei ha mai svolto attività, diciamo, politica nell'ambito di formazioni politiche o di associazioni di natura politica? Ai tempi dell'università fu iscritta al FUAN. Fu un'attività di circa due anni, perché poi in seguito alla mia denuncia fatta nei confronti di altri, diciamo, camerati, la mia attività finì. La mia attività politica, feci questa scelta di denunciare, perché una cosa era fare ciclostile, volantini, assemblee, un'altra cosa erano le armi. Per cui, sapendo che c'era questo ministro, decisi di denunciare il fatto e smisi di fare politica. Poi sono stato per un periodo socialdemocratico, ma poi non ho fatto più politica di fatto.
Senta, adesso andiamo più nello specifico. In parte ne ha fatto cenno, ma adesso io vorrei che lei rispondesse sui suoi rapporti con Salvatore Cuscunà, quello che lei ha detto avere conosciuto inizialmente come Turi Boatta. Le dico subito, poi la lascio rispondere, che per ora vorrei che questi rapporti, diciamo, fossero descritti fino al febbraio 93. Poi le farò delle domande più specifiche per il periodo successivo. Quindi c'entra anche maggio? Come, scusi? Quindi devo parlare anche di maggio? No, fino al febbraio 93 per ora. A febbraio 93, sì, giusto, scusi. Allora, come dico, come ho già detto, io lo conobbi in quell'occasione e dopodiché, avendo testimoniato contro lui, non ho avuto più da fare. Poi ci fu il gestore dell'autoparco. Aspetti, in quell'occasione, lo conobbi in quell'occasione. Lei poc'anzi ha detto che quell'occasione è negli anni 1980, credo che fosse addirittura 83, fino 83 o inizio 84. E ha detto, mi pare, mi correggerà il tribunale se ho capito male, che in quel periodo lo ha visto anche, lei ha detto, con personaggi pesanti della malavita. No, l'ho visto in quella unica occasione, quindi io lo andai a cercare. Lui mi disse che non poteva fare niente per questo, che non conosceva questa gente, dopodiché mi lasciò in portineria a casa un bigliettino dicendo che aveva invece fatto un appuntamento e mi diceva di farmi trovare tale giorno a tale posto. Tant'è che mi meravigliai anche che sapesse dove era la mia casa, però evidentemente mi aveva visto lì, non glielo so dire. Però io andai a questo appuntamento e poi siamo andati a questo incontro. Quando siamo andati a questo incontro, io mi sono reso conto che non erano degli imprenditori, ma che era ben altra cosa. E questo incontro fu fatto in un appartamento su Navigli e c'era questa Epaminonda con altri figuri e ho visto anche delle pistole che avevano addosso, quindi dico, era una cosa proprio, siamo stati tutti, durato neanche 10 minuti e siamo andati via. Epaminonda trattò malissimo lui, mi ricordo, fra altre cose, e basta. Poi non lo rividi più questo signore. Lo rivedo poi nel 93, lo rivedo. Eh sì, lo rivedo nel 93, giusto. Ma l'oggetto della sua testimonianza precisa al dottor Di Maggio sul Cuscunà qual è? Che Cuscunà aveva fatto questo appuntamento, quindi conosceva benissimo il Santa Paola, l'Epaminonda, e che era uomo di Santa Paola perché in quel momento l'Epaminonda gli chiese Santa Paola e lui gli disse, e quindi confermai anche questa dichiarazione da parte dell'Epaminonda. Quindi lei in quel momento conosce che Cuscunà è uomo di Santa Paola dalle parole di chi? Dalle parole di Epaminonda, perché Epaminonda gli dice che, cosa dice, ora mi ricordo di Benedetto, non mi ricordo come la chiamava, Nitto forse, e quindi parlano di Catania tutti e due. E quindi in quel momento io apprendo, già quando sono entrato ho capito che era un ambiente diverso da quello che pensavo io, di ufficio fidi, casino, completamente diverso. E poi invece apprendo pure che c'erano queste implicazioni. Il motivo per il quale lei si era rivolto a Cuscunà era per, in relazione a quale suo intento originario? L'ufficio fidi del casino di San Benzà. La gestione dell'ufficio fidi del casino di San Benzà. Che mi era stata proposta dal dottor Masi. E perché lei parla con Cuscunà? Perché il dottor Masi dice ci sono dei catanesi che sono interessati. Ora in realtà il dottor Masi non diceva una bugia, perché questi catanesi erano interessati, ma loro facevano, come dire, lì al casino il cambio assegni, quindi gestivano per i giocatori tutto questo cambio assegni e tutto, ed erano interessati anche all'ufficio fide ovviamente.
E allora io sento che c'era De Cavanese, conoscendo lui, non sapendo, ho detto, vediamo. Dopodiché io non faccio niente, io rinuncio all'ufficio Fidi, e stava accertato all'epoca dalla Procura di Milano, io rinuncio all'ufficio Fidi del Casinò, cioè rinuncio a guadagnare qualcosa all'epoca come 20 milioni al mese, per non avere a che fare con questo ambiente.